Oroscopo Paolo Fox Alatte miele del 3 ottobre 2018. Torna anche oggi, mercoledì 3 ottobre 2018, come ogni giorno la consueta rubrica Latte e Stelle per l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica Latte miele. Andiamo a vedere quanto detto segno per segno. L'Ariete deve avere maggiore consapevolezza dei successi ottenuti. Ora non deve fare sforzi, si sta trovando energia da soli e man mano che l'anno va avanti le cose andranno sempre meglio. Saturno rimane sempre opposto ma il segno reagisce e questo è l'importante. Le azioni che sono state compiute ultimamente vanno benissimo, la strada tracciata sembra quella giusta ma bisogna perseverare per raggiungere gli obiettivi prefissati da tempo. Il Toro vive una giornata interessante in tutti gli ambiti, anche nelle relazioni con gli altri. Solitamente non piace spostarsi ma ora si deve cambiare. Chi non si sposta si trova a dover cambiare impostazione e stile di vita o lavoro. Con Urano nel segno non è detto che non si possa ancora cambiare, chi non cambia però rischia di star male. In amore non si trova il giusto equilibrio. Si deve cercare di capire se ci sono cose che non vanno e come risolvere. Il Sagittario ha piena libertà di pensiero e azione, non si hanno confini e si può quindi fare di tutto. Questa voglia di rivoluzione interiore e familiare è sempre forte, influenza tutti i settori, anche quello del lavoro. L'Acquario vive una giornata veramente faticosa oggi, si sta cercando un po' di pace ma la tensione si riversa ovunque. Anche in famiglia e nelle relazioni con le altre persone. Sarebbe invece il caso di tenere fuori da queste preoccupazioni le persone alle quali si vuole più bene per evitare di trovarsi da soli nei momenti di difficoltà. Di sicuro sono diverse e interessanti le possibilità da sfruttare. Vergine, attenzione ai particolari, segni flop. Voltiamo pagina e soffermiamoci su quelli che possono essere considerati flop. Il Cancro non è in un momento molto positivo. C'è bisogno di svagarsi e di cercare un po' di riposo dopo un periodo molto complicato da superare. Si ottengono le cose ma bisogna sempre faticare troppo per essere soddisfatti a priori. La Vergine deve stare attenta a diverse situazioni e per questo è consigliabile agire con molta cautela. Anche dal punto di vista fisico qualcosa non va come si vorrebbe con le articolazioni che risentono dei primi freddi di stagione. Anche la Bilancia è in un momento in cui trovare delle soluzioni. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate molto complicate, discontinue e con qualche preoccupazione di troppo. Marte, Sole e Mercurio però sono in una fase positiva nell'orbita del segno e presto potrebbero regalare delle ottime idee in vista soprattutto del futuro. Toro, giornata interessante, segni AL top. Ora invece possiamo guardare quelli che sono da considerarsi segni al top. I Pesci sono veramente molto carichi in questo momento e possono mostrare il sentimento che tengono celato da diverso tempo per una persona. Serve un po' di coraggio, ma con forza e determinazione si possono raggiungere dei risultati. Attenzione a seguire troppo l'istinto, servirebbe essere in sintonia con questo per arrivare a ciò che si desidera da un po' di tempo. Per il Toro questa è sicuramente una giornata interessante e che può portare delle risposte anche e soprattutto dal rapporto con gli altri. C'è voglia, e da una parte necessità, di cambiare per essere felici anche se di solito non piacciono gli spostamenti.
L'Urano nel segno offre possibilità interessanti. Attenzione però al campo sentimentale, dove non si trova il giusto equilibrio ormai da troppo tempo. Si può arrivare a capire come risolvere diverse situazioni che sembravano molto difficili da mettere in piedi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.